così di notiziale ci dice, ma poi, scusate, apro parentesi, ma perché non dobbiamo avere questa corrispondenza? Perché è così difficile avere questo tipo di informazioni? Forse c'era qualcuno che pensava che avremmo armato una gran canizza, la canizza si è armata lo stesso, con la differenza che se fossimo stati informati in Commissione Patrimonio finiva lì, poi ci siamo arrivati da soli. Vedete, voi ci fate un po', certe volte, come dire, il torello calcisticamente, pensando che ci caschiamo. Qualcuno, come me, che ha messo su un po' di pancetta, però il pallone ci ha giocato. Quindi si rende conto quando comincia il torello e te lo spezza subito. E allora, consigliere Carboni, diceva Filipponi? Non l'ho sentito. Allora, il commissario straordinario scrive, e io sono sorpreso che questo documento non sia stato portato alla nostra attenzione, spero naturalmente che sia stato portato all'attenzione dei sindaci del comune di Frascati, dei sindaci dell'STS naturalmente, no? Anzi, sono convinto che sia così e verificherò senz'altro che questo sia puntualmente avvenuto, per completezza e doviziosità di informazione. Questo documento ci dice, punto 3, ci ho premesso, esaminata la documentazione pervenuta a valle di una corrispondenza scambiata appunto con il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi che risponde al comune di Frascati sul piano di ristrutturazione, razionalizzazione, termine un po' preoccupante, termine razionalizzazione, della società controllata dal comune di Frascati, ci scrive e ci dice: ciò premesso, esaminata la documentazione pervenuta, si ritiene che il piano presentato, pur rappresentando che gli investimenti effettuati nell'ultimo triennio genereranno nel futuro immediati redditi positivi e il reintegro delle risorse economiche e finanziarie impegnate, di cui peraltro non viene data dimostrazione, cari colleghi, quindi vedete che il dibattito non è ozioso, non possiede le caratteristiche di un effettivo e concreto piano di ristrutturazione e razionalizzazione della società controllata, né fornisce elementi atti a dimostrare la convenienza economica dello svolgimento in house delle attività rispetto all'opzione alternativa del ricorso al mercato, che significa che la società va sul mercato tutta o in parte, adesso questo me lo spiegherà qualcuno perché io non sono un esperto di questa materia, o ci vanno gli asset della società o ci vanno rami d'azienda, che conseguirebbe l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 sopracitato. Vedete, se anche queste norme adesso fossero superate da proroghe o fossero state cassate in virtù di interpretazioni, non so se c'è un'interpretazione, ne discutevo poco fa con l'assessore Iacono, col vice sindaco della Corte Costituzionale, ma è anche ormai orientamento del legislatore quello di guardare al fenomeno, e tra l'altro è un orientamento che deriva anche dall'Unione Europea, con un atteggiamento occhiuto se non sospettoso, perlomeno a livello di Unione Europea e a livello di autorità antitrust per quanto mi riguarda, per quanto ne so. Se sono vere queste mie considerazioni, è vero anche che noi su questo problema dovremo tornare. Allora, io non vorrei che in questo periodo, signor Presidente Privitera, fossero magari stati acquisiti altri pareri, altra documentazione, fatte altre indagini sul futuro strategico dell'STS di cui magari noi non siamo a conoscenza. Sono sicuro che non è così. Se però fosse così, mi piacerebbe sapere per tempo se ci sono stati confronti interni al comune, non vado a sindacare le attività dell'STS perché non ho questo ruolo, ma interni al comune, nell'ambito dei quali si è emerso un atteggiamento di razionalizzazione, consigliere Gulisano, futura dell'STS, di razionalizzazione. E se si parlasse di razionalizzazione futura dell'STS, io vorrei essere informato per tempo. Mi capisce, consigliere Posa? Vede che il dibattito non è ozioso e neanche il torello funziona pienamente, purtroppo. Allora, eh? E lei è della mia linea? Allora siamo sulla stessa linea. Perfetto. Sono sicuro che allora noi saremo informati e illuminati. E illuminati dall'amministrazione di Tommaso, che ci spiegherà il futuro strategico dell'STS, ci farà capire se sono in vista elementi che riguardano la razionalizzazione dell'STS o no, senza fare nessun allarmismo. Certo, se io mi accorgo che c'è una corrispondenza di tal fatta, tipo quella che mi ha appena sottoposto Carboni, e nessuno me l'ha detto, un po' mi allarmo. Un po' mi allarmo. E se mi allarmo, poi vengo in questa sede. E come dire, chiedo spiegazioni. Spiegazioni che rimangono naturalmente a verbale, vengono riprese dalle riprese in streaming, ma la mia volontà non è allarmare, la mia volontà è partecipare nei processi, solché
come opposizione noi veniamo messi in condizione di partecipare. Ne dico un'altra, proprio sull'episodio che Carboni ha ricordato di una riunione che credo ci sia stata recentemente col personale. Io non c'ero, ma che problema c'è se un consigliere comunale partecipa a una riunione di questo genere silenzioso e ascolta? Ma chi è l'azionista dell'STS? L'azionista dell'STS è il consiglio comunale. Che il consiglio comunale poi abbia deferito al sindaco Princeps la possibilità di nominarsi gli amministratori o fare altre scelte gestionali va benissimo, ma l'azionista è qua dentro. Quindi io voglio sapere quali sono i destini strategici dell'STS e lo voglio sapere nell'interesse della città e lo voglio sapere, caro consigliere Posa, nell'interesse sì dei lavoratori dell'STS. Lo so. Lei ormai ha scelto una modalità un po' più flautata, io strillo un po' di più, lo so, ma del resto sto da questa parte. Però vedete, ecco, il problema è uno, cioè non pensate che questi problemi si possano aggirare. 7-8 quanti siamo, tutti molto attenti, tutti molto studiosi, tutti molto bravi, gli altri più di me, confortati dalla presenza di Boldrini che è appena arrivato, con Anna Maria Pacifici, le cose ce le guardiamo, poi alla fine comunque ci arriviamo. Quindi metteteci in condizione di capire. Vedete che poi su questa mozione si potrà fare anche una scelta diversa, io non so i colleghi cosa vorranno fare, io magari vorrò astenermi, vorrò anche, come posso dire, considerare il ritiro della mozione, ma certo garanzie di continuità operativa per il personale vanno date e se non vanno messe nello statuto andranno fatte per tempo, signor sindaco, mi capisca bene, in qualsiasi accordo, ma vabbè, tanto... Guardo, come posso dire, gli elementi giovani del PD, perché poi quelli che ho già sperimentato, gli elementi giovani, vorrei sapere se ci saranno ipotesi di razionalizzazione, tra virgolette, come questi accordi saranno gestiti, come eventualmente aspetti connessi al personale saranno gestiti. E per finire poi vorrei sapere se si parlerà di razionalizzazione, di quali asset si parla, Bad Company, Newco, Cavalieri Bianchi, asset buoni, asset meno buoni, cosa resta al comune, cosa va da qualche altra parte. Mi sembra un ragionamento talmente, diciamo, semplice. Vedete, gli anni passano, si mette su pancetta qualche capello bianco. Certo, quando fu costituita l'STS io avevo qualche perplessità, devo dire la verità. Altri propendevano fortemente per questo tipo di strumento che ha una sua validità e ha dimostrato soprattutto negli ultimi anni, secondo me, una capacità di gestione, lo dico senza piaggerie, Iacono c'è stato, Mastrosanti, oggi vedo i nuovi amministratori, non è questo il problema è altro, il problema riguarda, vado a finire signor Presidente, il destino strategico dell'STS quando dovesse, semmai dovesse, uscire dal perimetro del Comune di Frascati, suo azionista, grazie.